Bentornati con Arena Napoletana con diversi ospiti. Partiamo ragazzi da Checco 1988. Buonasera Checco. Ti sento un po' basso, può alzare un po' il... Sì. Comunque, per te un bel applauso. Benvenuto Francesco. Buonasera, buonasera. Francesco, dove ti possiamo trovare? Su che social ti possiamo trovare, Francesco? Ho capito. Oltre, su che social ti possiamo trovare? Come ti possono trovare gli spettatori? Gli spettatori, come ti possono trovare? Vabbè, nel frattempo sentiamo Fernando. Buonasera, Fernando. Ciao ragazzi, Tu mi buonasera, senti? Tutto buonasera. Tutto bene? a posto, tutto a posto. Buonasera, buonasera, anche per te. Tanti applausi. Vabbè, comunque Ciao, Fernando, buonasera. siamo dove ti possono trovare le persone, Fernando, a te. Non ho capito. Oltre, dove ti possono trovare le persone? Le persone possono trovarmi su TikTok scrivendo Fernando Olivieri oppure su Instagram, sempre Fernando Olivieri. Mi raccomando ragazzi, andate a seguire. E poi c'è un clamoroso ritorno dopo 50 anni. Ritorna Francesco. Dalla... Buonasera, Buonasera, Anton, buonasera. buonasera. Dalla Calabria. Sono ritornato. Ritorno dalla Sì, Calabria, diversamente. ritorno dalla... Sì, sono ritornato questa sera. Finalmente, Finalmente. finalmente, Finalmente. finalmente, ritornato San Francesco. Buonasera. Con grande piacere. Buonasera. Francesco, ci sei mancato in questi giorni, Francesco. E anche voi, Anton, mi fa piacere ritornare di nuovo qui a parlare di Napoli, del Napoli. Finalmente. Vabbè, comunque ragazzi, nel frattempo che aspettiamo l'altro Francesco, vabbè, io vorrei iniziare un po' a parlare, insomma, del Napoli, della partita del sabato, ore 18 contro l'Atalanta. Insomma, ricapitoliamo per una Ah. cosa. Chi vuole iniziare a esaminare un po' la partita? Lascio la parola a Fernando, dai, inizia lui. Inizio prima io. Allora, ragazzi, da premettere che non mi aspettavo con l'Atalanta assolutamente la vittoria, ma non perché l'Atalanta sia più forte del Napoli e tutto, la trasferta era abbastanza più difficile. Cioè, è stata, diciamo, si può dire dall'inizio del campionato, oltre al Milan e Roma, cioè poteva essere una partita in cui il Napoli la poteva perdere, a parer mio. Il Napoli si è dimostrato che una squadra con la voglia di vincere, con la voglia di fare, i ragazzi che abbiamo quest'anno, cioè, l'anno scorso una partita del genere non la vincevamo. Siamo andati in svantaggio, l'abbiamo ribaltato subito la situazione, facendo il pareggio e dopodiché subito il secondo gol. Quindi, a parer mio, è stata una fantastica partita che ha giocato il Napoli, una cosa assurda proprio. Poi, ovviamente, anche complimenti all'Atalanta perché pure ha giocato bene, però il Napoli ha dimostrato di essere nettamente molto più forte dell'Atalanta. Francesco, tu? Senza Quara, Ah, è senza Rachmani, questo. e il Napoli ha vinto contro l'Atalanta a Bergamo. Ogni volta che giochiamo lì, lo sappiamo, cioè, è la partita della vita. E anche questa volta, quest'anno, abbiamo dimostrato che non è il Napoli dell'anno scorso, perché queste partite non le recuperava più, andava in difficoltà e non riusciva a sbloccare il risultato. Quindi Elmas che finalmente ha fatto pace con tutti noi, lo stavamo aspettando, me l'aspettavo, però di certo non dico che non mi aspettavo la vittoria, forse un pareggio. Vado, lo sai, tanto io vado sempre con, sempre con i piedi per terra, c'ero sempre i piedi di piombo, Beh, fai come bene, anche fai bene. contro l'Empoli, poi ne parleremo. Napoli ha Sì. dimostrato Vabbè. che quest'anno non ce n'è per nessuno. Allora, per me, allora, una cosa che voi non avete detto, insomma, che io vi dico questa cosa, perché noi, la settimana scorsa non abbiamo fatto la live, però, insomma, c'era prima del Napoli-Atalanta
una partita importante in cui il Napoli si era giocata per 90 minuti, una partita anche se non contava tanto, ma il Napoli si è giocata fino all'ultimo contro il Liverpool, dove ha trovato la sua prima sconfitta il Napoli. E molti di loro già dicevano: il Napoli calerà dopo questa sconfitta, cioè, mentalmente, fisicamente, insomma, il Napoli Mai pensato io. andare subito dopo, insomma, una partita a Bergamo non era facile, ragazzi, non era facile, cioè, per questo motivo i ragazzi sono stati bravi anche dopo. Poi, insomma, sul rigore, sul vantaggio dell'Atalanta, secondo voi c'è il rigore? Sì, il rigore c'era. È rigore, per me era rigore. C'era, si deve essere obiettivi. Però, cioè, pensando poi, ti ripeto, dando un rigore per l'Atalanta, va in svantaggio. Psicologicamente una squadra di norma non riesce ad andare avanti bene. Il Napoli ha dimostrato che ha pareggiato subito i conti, ha pareggiato e poi dopo ha fatto anche il 2-1 e poi ci siamo mantenuti lì. L'Atalanta ha attaccato, però noi siamo sempre riusciti a difenderci in maniera perfetta, devo dire la verità. Francesco, cioè, come stavo dicendo prima, fatto, insomma, dopo la sconfitta del Liverpool. Sì, raga, allora io penso che Napoli prima o poi avrebbe perso una partita ed è meglio averla persa adesso quando non contava nulla piuttosto che in campionato, per esempio contro un Atalanta oppure perdere punti contro un Empoli. Quindi penso che è una sconfitta che è strana da dire, ma cade a pennello. Perché, raga, per la legge dei grandi numeri, penso che fare tutte quelle vittorie di fila. Quindi a questo punto, se proprio deve cadere, è stato meglio contro il Liverpool. Però c'è da dire che comunque la prestazione, raga, non è stata pessima. Anzi, Napoli ha No. tenuto bene il campo. È stato sfortunato. Poi lì pure siamo negli ultimi minuti su due calci d'angolo. Ma che gol ha fatto lì? Ci può stare, va bene così. Anzi, Ma poi secondo me i momenti bui verranno pure in campionato, comunque. Cioè, i momenti bui, delle sconfitte arriveranno, non possiamo reggere questo ritmo per tutto il campionato, a parer mio. Però però Fernando, non dobbiamo dimenticare che c'è questa lunga sosta. e questo, È infatti, sto quello dicendo, può che essere un nostro vantaggio, perché in pratica, secondo me, no, non è uno svantaggio per noi Napoli. Per esatto, noi tutti Napoli è un pensano così. vantaggio. Sì. Per noi è un Sì. vantaggio perché si rinizia come se riniziasse di nuovo un altro ciclo di un campionato. Cioè, in che senso? Si fa tutto da capo. Parti da zero. Boom. A noi chi sono? Kim, Anguissa, Sono sono 5. cinque, Allora, Olivera. Zenischi, Olivera, Kim, Lozano e Anguissa. Anguissa. Cioè, sono i titolarissimi. I titolarissimi vanno a fare i mondiali. Nazioni, si può dire che le loro nazioni non credo che arriveranno, almeno non lo so, mai dire mai. Lontano, pure secondo Esatto, una è la Corea del Sud, un altro è il Camerun, un altro me. La Polonia. è la Polonia, oddio, più o meno la Polonia e l'Uruguay. Cioè, non credo che riescono ad andare fino Fino in alla fine fondo. del mondiale, non lo so. Beh, allora, però vi ripeto, secondo me è un nostro vantaggio questa sosta dei mondiali. Poi molti giocatori dei nostri si riposano, come per esempio, ecco, gli italiani che ci stanno, tipo il capitano Di Lorenzo, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Cioè, comunque c'è una bella sosta, un bel riposo per tutti questi giocatori che non giocano anche. Quindi per noi è un vantaggio, secondo il mio parere, secondo me. Beh, sicuramente, insomma, perché insomma, essendo solo 5 giocatori rispetto ad altre nazioni che ne danno sicuramente molte di più. Allora, comunque, insomma,
Ho visto molti, cioè, insomma, ovviamente dopo l'assenza di Kvara, insomma, dire che Napoli non, insomma, non riuscisse a vincere, insomma, non riusciva a vincere. Invece noi abbiamo dimostrato, anche senza Osimhen, sia senza Osimhen sia con la Kvara, che Napoli è in grado di vincere, cioè, anche contro partite difficili. Cioè, quindi rispetto all'anno scorso, che quando è mancato uno Osimhen, si è sentita a differenza. Quest'anno molto probabilmente, insomma, con i panchinari, cioè panchinari, che Spalletti non gli piace chiamarli panchinari perché non sono panchinari, sono giocatori all'altezza, che ovviamente decide lui chi fa giocare in quel, insomma, quel periodo. Insomma, per il momento sta indovinando pure i cambi. Sì. Ma noi in panchina abbiamo un'altra squadra. Cioè, un'altra squadra dal quinto fino al primo posto. Cioè, abbiamo una panchina formidabile. Cioè, se non gioca Osimhen, gioca Simeone. Se non gioca Simeone, può giocare Raspaduri. Poi si alternano Politano e Lozano. Kvaratskhelia, titolarissimo. Il sostituto è Elmas. Centrocampo la stessa cosa, cioè la difesa anche, perché ora è fuori Rachmani, il signor giocatore molto sottovalutato da tanti, ma uno dei difensori fortissimi che ci sta in circolazione per me. Cioè, Rachmani è una cosa incredibile ed è molto sottovalutato da molti. Vabbè, Abbiamo una bella squadra. comunque vedo molte persone, insomma, dopo Napoli-Empoli, come hai detto tu all'inizio, San Francesco, insomma, Elmas finalmente si è Sì. tolto. Insomma, alcune dicono ha fatto, insomma, questa grande partita. In realtà io, insomma, oltre al gol che dove gli è stato servito da Osimhen, quel cioccolatino, insomma, che penso che... Ma gli fa morale, sai? Può darsi che questo gol lo sblocca anche a livello di Buonasera, dottor. prestazioni. Buonasera. Ciao, dottor. Proprio sbloccare anche a livello di prestazioni, però comunque. Deve sfruttare, io penso che deve sfruttare quei minuti che Spalletti ha a disposizione adesso che Kvara è disponibile, quindi penso anche che possa giocare qualche minuto, se non titolare, contro domani contro l'Udinese, credo. L'importante è che quelli che sostituiscono i titolari Danno 100%. abbiano le giuste motivazioni. Io penso che quindi il fatto che abbia segnato sia importante. Penso che anche per esempio il fatto che tutti quanti si sentano parte integrante di questa squadra, di questo progetto, secondo me questa è la forza del gruppo, perché Spalletti, raga, tra tutte le competizioni sta cercando comunque di dare minutaggio a tutti. Non è facile tenere un signore in panchina che ti segna ogni partita, tenere in panchina un Østergaard che quando è entrato ha fatto il suo, perché era Østergaard, sta veramente, Sto cioè è bene. difficile, capito, scegliere il titolare. Raspaduri che sembra il titolarissimo e poi si fa pagare, cioè la forza del Napoli c'è, cioè, questo è Spalletti, anche Spalletti che sa gestire, ma la forza del Napoli è stata pure quella di cambiare tutto e di trovare dei giocatori giovani, motivati, con voglia di fare, di riscatto, di dimostrare quanto valgono veramente. Questa è la forza del Napoli, queste varie componenti sono la forza del Napoli, secondo me. Sì. Ci voleva questo cambio, ci voleva questo Ma io cambio. sono stato il primo che l'ha criticato il presidente dopo aver venduto Koulibaly, Mertens e tutti i resti appresso, non conoscendo ovviamente questi giocatori che ha preso incredibili. Cioè, io non li conoscevo neanche uno. Kvaratskhelia, Kim, cioè, nessuno, non li conoscevo. Quindi sono stato molto scettico quando è iniziato il campionato, ma dopo
Già dalla prima partita si può dire che mi sono ricreduto, già contro il Verona, vedendo proprio la potenzialità di questi giocatori, perché cioè, hanno una cosa incredibile. Esatto, poi sono giovani, hanno voglia di fare, hanno voglia di dimostrare, quello è. L'anno Vabbè, scorso se la dice. nello spogliatoio si diceva che non c'era cioè, non c'era questo gruppo così affiatato che c'è quest'anno. Fernando, sai cosa? Io penso che sia anche giusto, poi ci lamentiamo sempre, però penso sia anche giusto da parte di De Laurentiis vendere determinati Ma giocatori sì. dopo 3-4 anni. Se in 3-4 anni non hai vinto, ti devi cambiare, basta. Sì. Perché ci siamo ostinati a tenere insigne troppo tempo. Ci siamo ostinati a tenere giocatori che ormai, raga, vanno Ciao, dati. ciao. Sì. Però se tu insomma se vuoi vincere insomma devi tenere già due forti. Tanto sì, però 3 anni, 4 anni, e basta. Che hanno vinto? Niente. Ciao. Riparti. Il Milano come ha fatto? Perché ha iniziato a vincere in campionato? A giocare a vincere? Perché ha cambiato. Semplice. Giocatori motivati. Nuovi. Ma poi il Napoli è ripartito da zero. Il Napoli è Ma chi ripartito è? da zero. È ripartito da zero. Poi Sì, Kvaratskhelia, sì. ma chi Sì. era? Cioè, lo conoscevi? Assolutamente. Kim Assolutamente. del Fenerbahce. Cioè, non lo conoscevo proprio, ma chi era? La stessa cosa. Raspadori, ottimo acquisto. Dombélé dopo un infortunio, quindi anche molto scettico, Ferna, sai che ritorna. cos'è? Per E sta al esempio, 50% Dombélé, guaiù, sta al 50%. Dombélé sì, faccio 9%. Secondo me può dare tanto, però deve recuperare la forma. Esatto, il 100% di Dombélé, ragazzi, io penso che sia mostruoso. Infatti già contro la quando è appena entrato contro l'Atalanta e contro insomma cioè pure insomma quando ha giocato contro l'Empoli ha fatto delle giocate No, sì. insomma cioè talento ce l'ha. Sì. Sì, tecnicamente è fortissimo. No, comunque, Molto buono. volevi dire Francesco? Dimmi una cosa volevi dire. No, stavo dicendo, mi volevo riallacciare a quello che stavo dicendo prima, Fernando. Ci Come vai, tu lo dicevo. sai, ogni settimana esce sempre fuori il discorso degli A16, no? Ormai viene automatico. E ripeto sempre più o meno la stessa cosa, che comunque io per esempio non l'ho criticato all'inizio, perché finora ci ha azzeccato sempre chi è Kvaratskhelia, chi è Kim, ma se vogliamo partire da dietro e pensare chi era Lavezzi, chi era Hamsik, chi era Koulibaly, chi era Jorginho, cioè, ci ha sempre indovinato, quindi mi sono sentito di non criticare, di aspettare. Però non ti aspettavi, cioè non pensi che ti aspettavi che girasse così da subito, cioè Ma anche vedendo le prime amichevoli, perché il Napoli raga, facendo. io non della medicina è stupido, vuole stare lì. Non puoi pensare che, cioè, è un rischio preso, ok, ma secondo me è pure sicuro di sé. Tiene questo, tra virgolette, difetto pregio. Che lui è sicuro di sé, sicuro di quello che fa. Cioè, per me non ha una mentalità perdente, ma una mentalità vincente. Forse delle volte va pure oltre le aspettative. Quest'anno invece diciamo che ci è andato un po' più piano, secondo me. Perché io ricordo all'inizio eravamo tutti quanti scettici, ma nel solo sentire Spalletti che in conferenza stampa prima all'inizio del precampionato a Di Maro disse che l'obiettivo era centrare il quarto posto. Cioè, così è tutto dire. Ok, noi che ci eravamo proiettati allo scudetto già l'anno scorso, quindi era un ridimensionamento. Poi, ragazzi, non me l'aspettavo, sicuramente di chiudere alla 15ª giornata al A più primo 8. posto. A più 8 quello che saremo domani, quindi come non criticavo prima, non lo esalto adesso, cioè no, non lo esalto adesso, è impossibile non esaltarlo dati i numeri, però c'è questa sosta che spaventa, penso che la risposta definitiva
l'avremo nelle prime due o tre partite Piace della a Beto, ripresa. piace a Inter Juventus. Sì, Sono abbiamo pure posti. appunto, abbiamo l'Inter e Juventus. Sì, no, abbiamo l'Inter e Juventus, perciò, però tu lì puoi stare più tranquillo perché con l'Inter, se ci scappa un pareggio, non fa male, dato che sei a più 8 se vinci domani. E poi hai la Juve che, vabbè, non ne parliamo, la parega, hanno ricominciato Ma non come, a, a come, si, vincere. come si fa a non dare un rigore del genere? Cioè, da Assurdo. 20 anni che guardo il calcio è rigore, palla in Assurdo. palla in attesa, come l'hanno Ma chiamato questa che ne cosa? so, se ne inventano Cioè, di ogni. dicono che è scivolato, dicono che è scivolato, insomma, Scivola. ma scivolato o non scivolato, il pallone è pur sempre andato sulla mano di Danilo ed è Allora non evitato era che il pallone manco entrasse. rigore. Non era manco rigore quello di contro Bonucci. l'Atalanta, scusami. Ah, Perché. No, poi quell'altro fallo, anzi, no. insomma, Ce ne sono due. Osimhen contro l'Atalanta, lui cerca di toglierla, cioè perché fa questo movimento. Però Cioè, ti posso dire, intanto c'era stato un altro fallo di mano prima del secondo calcio d'angolo che non avevano considerato calcio di rigore. Vi ricordate? Prima del fallo di mano di Osimhen c'era stata una mano nella stessa azione, l'azione che precedeva il calcio d'angolo. Non vi ricordate? Non ci avete che fatto era caso? io sinceramente era Juan Jesus. il primo tempo Scusa, ce Juan l'ho, Jesus. no. Se non mi sbaglio, chi era stato Zielinski a toccarla con la mano prima di Osimhen? Comunque ci stava già ci stava prima. Meglio che l'ha dato l'azione dopo, perché non mi sarebbe No, scatenati i sì. soliti, insomma. Già Meglio come così. hanno detto Rino per Napoli e Empoli, poi un giocatore Sì. tocca le gambe di Osimhen facendolo perdere l'equilibrio completamente. Sì, Pena, ma a dopo prescindere, l'embala da perdere. Come perde, se merita perdere. sì, Perché è l'hanno scosso. l'anticalcio. E se pensavo che la voti chi stanno faceva il risultato a Napoli. Ma va. Sì, adesso ci arriviamo all'Empoli, però volevo dirvi una cosa. Cioè, adesso abbiamo sì, elogiato la squadra, insomma, cioè, insomma, abbiamo, cioè, il Napoli è riuscito insomma, a superare quel momento, diciamo, pure dopo Liverpool, insomma, eppure a ribaltare la partita contro l'Atalanta. Però io dico, ragazzi, Spalletti sta facendo questo lavoro grandioso con questi calciatori e il fatto di mettere tenere in panchina nei big match gente e non farli nemmeno entrare, cioè a pochi minuti dalla fine entrano. Tipo un Raspadori, un Simeone, una partita bloccata, cioè contro la Roma, stavamo ragazzi, stavamo su 0-0 all'80esimo e insomma Spalletti ha messo Gaetano e insomma chi era? Hermas, cioè non ha messo, Zerbin pure, già. un Raspadori, cioè un Simeone, cioè nemmeno contro l'Atalanta, cioè l'Atalanta sì, però sempre Raspadori verso sempre il 90esimo. Se voi cosa ne pensate? Cioè, di No, questa. vuole far emergere, credo. Dà pure responsabilità ai giocatori dove hanno poco minutaggio. Vuole dar responsabilità ai suoi giocatori, come la vedo io. Sì, io sta squadra ti dura, se la gestisci così ti dura per parecchio tempo. Sì. Se li fai crescere bene pure Gaetano, voglio, Gaetano è bravo. L'anno scorso ha fatto una Serie B incredibile con la Cremonese, Gaetano. Ha fatto un bel campionato proprio, fa molti assist pure, gol e assist. Lo Ha stesso demenziale Zerbin. pure Gaetano. Zerbin pure col Frosinone. Ma sarebbe stato bello vederlo, ma che non c'è qua, era un po' di più, però al posto di Elmas, ma c'è Elmas, però vabbè, Ah, sì. e sono troppi, meglio così, Sì, troppi, meglio troppi. così. Beh, una seconda squadra in panchina. Ma Cioè, così, vedi, si vince. forma un'altra seconda squadra. Prendi, Sì. allora, già dal portiere, Sirigu, Ayu, quello grandissimo portiere, come secondo.
Metti allora, ora metti che i titolari sono Kim e Rachmani, ok? I due centrali Austin, dove ora si stanno alternando. Terzino sinistro Omar Rui o Olivera, perché comunque si stanno alternando tutti e due. A destra Zanoli, che l'anno Buono, scorso Lorenzo contro l'Atalanta, vi ricordate? sì. Proprio contro Come l'Atalanta, che partitone facette. no? Sì. Zanoli, Demme, Gaetano, chi è quell'altro? Chi è rimasto? Dombele. Dombele. Metti sulla fascia sinistra Zerbino, Almas, le punte puoi mettere sia Raspadori che Simeone, la destra o Lozano o Politano, cioè qua chiudiamo completamente proprio un'altra squadra di alta classifica a Ma parte. così si vincono i campionati con una cosa Esatto. così. Non mi ricordo quando stavamo lì per vincere lo scudetto con non con Sarri, quando arrivavamo secondi con Mazzarri. Mazzarri per 2 anni di fila a gennaio stavamo là tra i primi 3 posti e ci lamentavamo perché aveva i titolarissimi, perché solo quelle aveva. Giocavamo con grave aronica. Cioè, capito? Voglio dire, si faceva male qualcuno, era la fine. Non Sì. avevi i cambi giusti. No, non mi ricordo una Sì, partita contro il Parma che non mi ricordo chi si fece male, fece entrare Fidelef. la Fidelef, sì, mamma mia, Mamma mia, mamma mamma mia, Ugianda Maddalena, voglio fare mia. Sì. una cosa contro il Parma. L'unico anno dove comprò a gennaio fu quando arrivarono, che era Mascara, Ah, perfetto. Lucarelli, quell'anno là, che però Sì, quell'anno ci abbiamo creduto, sarebbe un peccato. po' peccato quell'anno, si Bella. poteva vincere, no, quell'anno sì, secondo me Napoli, a parte quello di Sarri, pure quello scudetto là, si sapeva muovere meglio successivamente. Oh, se quest'anno non riusciamo, io non dico, non parlo, non faccio, però se non riusciamo a stare alla fine del campionato lì cioè là per là, cioè allora c'è qualcosa che non mi quadra proprio, perché quest'anno come gioca il Napoli è proprio l'invidia di molte squadre, ma veramente partite come contro il Milan, contro l'Atalanta, la stessa con l'Empoli l'anno Roma. scorso, la Roma, il Napoli dell'anno scorso, ma io non le vinceva manco una di queste partite qua. Ferma, ma ci hai fatto caso che sono le partite di quest'anno sono la fotocopia delle partite dell'anno scorso, Esatto, è per come vero. l'hanno impostata gli avversari, ci hai Sì, fatto caso? l'Empoli, È tale e quale. là, a Roma, tale e quale. Tale e quale, perché ci sta più lo Spezia, tale e quale. Ah, lo Spezia, vai giù, Raspadura all'81. Sì, Giocano tutti assolutamente. allo stesso modo, però Sì. quest'anno andiamo più forte. A Sono volte sicuro. ci crede, E ed che è è la quello che differenza? mancava. Se vedi queste, basta che vedi queste partite. Sì, Cioè, assolutamente. ormai sei un attimo così. È la soddisfazione più grande, perché a me le partite dell'anno scorso non mi scordo. Cioè, Sì. tecnica. Messo contro la Roma è stata una soddisfazione immensa. Era la stessa partita dell'anno scorso. Mourinho 0-0. Sì. Cos'era? Quello era 0-0 con Mourinho. Vabbè, Non sì. l'avevo l'anno scorso. Sì, tu facci caso, Ma avete giocato uguale di calcio. purtroppo comunque, cioè purtroppo per gli avversari, cioè se tu giochi a viso aperto del Napoli, il Napoli ti fa 3-4 gol. Ma è a viso aperto, a viso chiuso. Lo so. Ma l'Empoli stava perdendo 1-0, continuava a difendersi a 11. 11 dietro la linea della palla, ma che stanno facendo? Cioè, ma che questo è calcio? Che ha concesso il Napoli? Solo un'occasione ha concesso. Basta. Però Zero. insomma così c'è cioè, molto della gente cioè, adesso non di cosa ma cioè, però ai tempi insomma di Mourinho all'Inter cioè, all quando vinse insomma
Triplete, insomma, la Juventus, sai, E cioè, ha già, cioè, non è allora, che un altro giocava, sto. non è che giocava Stiamo questo. parlando di altri giocatori. La vera chi teneva. Lo so, però giocavo, cioè, c'avevano questo sistema di gioco, cioè, non è che facevano questo grandissimo gioco. Vincevano 1-0. Però partiamo dal portiere fino ad arrivare all'attacco. Ma devi capire che giocatori aveva. Vabbè, ovvio, ovvio. Ma non c'è paragone con la Roma di adesso, pure se facendo lo stesso gioco. Non li preparavano. Intanto avanti Abramo mentre con Milito, penso Sì, proprio. ma lo Materazzi visto pure. difesa, Pezzanetti, Cambiasso. Ah, raga, faceva paura Eto'o. l'Inter. E tu, no. Snyder. Snyder, ma che Vabbè, ragazzi, rimaniamo un po' sul ti naso. inventavano ti inventavano la giocata quando volevano. Ma in primis poi la Roma, per dopo il Napoli, ho visto il derby. Ma io zero gioco Mamma contro il mia, mamma mia. Sassuolo, zero gioco. C'è una pa. Cioè il derby è stato uno dei derby più noiosi che ho visto nella mia vita. Il gol della Lazio per la cosa di Bagnez è stato fortuito, ma non c'è stata nessuna azione eclatante, nessuna emozione, niente, una partita di 0-0. Doveva essere una partita di Sì, no, bruttissimo, veramente. bruttissimo, una Tutte le delle partite partite, peggiori. però no, tutte le partite della Roma sono brutte. Sì, mamma mia, bruttissime. La partita più bella che ho visto della Roma, ed è un parolone, è stata contro nella finale di Conference. Ma Ah, l'Eneca, sì. quindi figurati, questo è tutto a dire. Vabbè, comunque. Quest'anno le squadre che giocano bene, non so poco, se è Napoli. L'Inter a sprazzi, se capisci? Il Milan, vabbè, il Milan è il Milan, però rispetto all'anno scorso già Ma infatti bazzica un po'. ciao Alex. Ma il Milan non è che gioca, cioè il Milan è compatto, cioè il Milan è compatto, ti dice, insomma, c'è un attacco, c'è un Leao, insomma, Giroud che ti possono abbiare la partita, guarda contro lo Spezia, cioè contro lo Spezia al 90esimo Giroud ti fa quella giocata. Ma che gol ha fatto? Assurdo. Ma è lo Cioè, stesso Milan dell'anno scorso, raga, è lo stesso Milan dell'anno scorso. Un cane. L'anno vabbè. scorso il Milan giocava ha giocato il calcio più bello del campionato, ma a prescindere dallo scudetto. Però ha giocato il calcio più bello del Napoli, più bello dell'Inter. Poi c'è, cioè, per esempio, cioè, siamo adesso quest'anno, per fortuna in attacco a Napoli, siamo, c'è un signore numero 9 che sta facendo la differenza. Un signore numero 9 che ti sa, cioè, che finalmente dopo l'infortunio, siamo dove. C'era tanta, insomma, c'è, tante, insomma, punti interrogativi, perché c'erano, in quel periodo Simeone e la Spadori stavano facendo un devasto, cioè, sia in Champions sia in campionato, non si fermavano a No, segnare. Osimhen ancora tanto da migliorare e segna tanto già adesso, figurati. Secondo me se lavora bene, cioè questo diventa l'attaccante, uno degli attaccanti più forti Un d'Europa giocatore sicuramente. molto molto fisico, velocissimo, Deve non migliorare abbastanza tecnicamente tecnico, e non abbastanza tatticamente pure. tecnico, è tattica, non ha queste qualità, però tiene una protezione della palla, cioè il pallone lui se lo mangia, il pallone deve essere suo, ragazzi. Sbattere il gol contro la Roma, Smalling, un'armadia, l'ha Mamma. preso per le orecchie e l'ha mandato, aspetta, devo prendere io il pallone. La stessa cosa il gol, ma poi Contro Milano. l'elevazione che tiene pure, l'elevazione che tiene, un salto incredibile, Sì. il colpo di testa e tutto, ma pure l'azione Contro l'Atalanta. dell'assist ad Elmas contro l'Atalanta, cioè lui il pallone se lo divora, se migliora tatticamente e tecnicamente, ma io è un giocatore forte, si potrebbe dire, deve migliorare queste due Anche cose. se, insomma, nelle ultime partite ho visto che Osimhen riesce a tenere rispetto a prima di più il pallone, riesce a tenere di più il pallone e riesce a gestire meglio. Non so Sì, se ci avete fatto caso. sicuramente questo sì. Non Oh. so se ci Sì, avete. rispetto all'anno scorso
rispetto all'anno scorso, sì. Sicuramente quello che lo gestisce meglio il pallone Beh, con la in schella, la parte. attacco. No, no, non neanche. Simeone, aiuto. Ma Simeone, protegge vabbè. palla, come fa sponda, come si Esatto. muove, cioè È è pazzesco. centravanti, Sì. però. Se È l'è mangiato centravanti. contro l'Atalanta, però non la Un po' potevi chiudere poco. su 3-1, non me l'aspettavo, però vabbè, Simeone, top. Anche forte Simone, sì. Però Simone attualmente come sta, ha la voglia incredibile quel Sì, ragazzo. però non dobbiamo far perdere la voglia pure a Simeone, pure a Raspadu, quella. No, ma come fa a mettere? Cioè, ha l'imbarazzo della scelta Sì. là per là. Perché Però se continua a attualmente. gestirla così, oddio, come andare? C'è la Champions, inizia la Coppa Italia. Sì, deve. Ma io sono tanto Turni curioso politici. di vedere pure Sirigu tra i pali. Sta Pure sempre io sì. fortunato. Ancora non l'ha convocato per domani. Ma No, che tempo? no. Ah, c'è È almeno qualche vecchiaio. secondo. L'età. Nell'età, È l'età. sta Vabbè, sempre c'aveva qualche un fastidio. po'. C'aveva C'aveva qualche fastidio, c'aveva. Vabbè, poi ragazzi, insomma, invece contro l'Empoli, il Napoli fatica, ma riesce a vincere lo stesso. Noi siamo un rigore dato molto, cioè, come dicono molti, insomma, siamo Rigore. Ma pure se non è rigore ce ne è fatta nata, quindi se non era 2-0 era 1-0. Vabbè, dice, però tu non cioè, stavano ancora un po' più attenti. No, è rigore netto, è un No, rigore netto. perché dopo il primo gol hanno continuato a non giocare, a chiudersi dietro 11 giocatori della palla. Ma che è? Ma che è così? Chi si è perso? Fallosi, Ma che fallosi. è? Cioè, io apprezzo più un Sassuolo che è venuto a Napoli, Che ha Molise. inciampato 4 gol, ok, ma se l'è giocata, ha creato qualcosa, capito? No, un Empoli che fa, che si vuole, ma non scherziamo proprio. Le due Ma un squadre Empoli più brutte che è ho quel. visto che stanno sono state la Spezia e l'Empoli allo stadio Però, Maradona. Francesco, sai una cosa? Cioè, il fatto è che sono squadre. Cioè, per il momento sono squadre piccole queste qua. E venire a Napoli. Cioè, non puoi. Cioè, vincerla. Cioè, sai che la perdi sulla carta. Quindi tu ti difendi tutto indietro. Cioè, ti difendi. E poi come l'anno scorso con un tiro, con un impallo, insomma, la butti dentro. Però non mi venite a dire in conferenza stampa, però meritavamo il pareggio, non meritavamo di perdere. Una qua su 14 partite, 10 allenatori, 11 allenatori, non meritavamo di perdere quando uno ma stiamo scherzando. Cioè, capito? Mourinho, Sì. che dice che sviluppo poco. Muore. L'allenatore della Beh, resta. Cremonese, Salvini, che dice che non meritavamo di perdere. Ma che cazzo dice? Ma Meret contro la Roma si sa fumato un pacchetto di sigarette proprio. Ma se, ma ammazziamo proprio. Ma che, va giù, ma non scherziamo. Ma l'Empoli è quella squadra di Serie A che non mi fa né ridere né piangere, cioè che sta sempre a metà classifica, È ma serio? quasi sempre. Allora, sono Sta squadre sempre a metà da. classifica. Sono Una squadre squadra che dà da. fastidio, in È sostanza. inutile, è inutile. Inutile. Come era la spalla qualche anno fa. Come era la spalla qualche anno fa. Sì, però il Empoli da quanto tempo sta in Serie Com'era A? l'Empoli, Due come anni. Sono Richievo. due Mi ricordo anni. Richievo. Sono due Mi anni. ricordo Richievo Richievo all'epoca. è vero. E il Bolo può pure lui, cioè il Bologna, no? Non è mai riuscito a fare quel passo. Per andare avanti, cioè sono quelle squadre di metà classifica che stanno in Serie A perenne e danno fastidio quando c'è quella partita che, mo per esempio l'Empoli si è difeso tutta la partita, ha preso pure il gol, si è difeso l'espulsione di Luperto, si è voluto Grande sempre Roberto. difendere, si è chiuso capo che lo Luperto mi ha aiutato così anche a lui, cioè, che la partita quando Semi non facevo niente. Ma ricordo che il partito faceva solo scemità proprio. E Sì. allora sono. Cioè, incredibile proprio.
Sparito Francesco? Ah. Vabbè, forse sparito. Ah. Vabbè, comunque, nel frattempo l'ho cominciato a dire a te. Nel frattempo che di donna. Quando c'è stato il rigore del Napoli contro l'Empoli. Aspetta, eccolo. Francesco? Raga, scusate, no, non sentivo più. Ok, ci senti? Sono uscito e rientrato. Stavo dicendo, Francesco. Volevo parlare un attimo dei rigori di Napoli-Empoli. Napoli-Empoli, il Napoli con questa rigore. Ci sta nel campo, Osimhen, Zielinski. Vabbè, ci stanno questi qua. Chi lo va a battere? Lozano? Oppure se non lo batteva Lozano, lo andava a battere Elmas, ragazzi, il rigore. Lo andava a battere È Elmas. Cioè, strano che l'ha tirato Lozano, è rigore, non l'aspettavo, quando l'ho visto la città, che mi aspettava. ah, Infatti, ma chi, il rigorista del Napoli chi è? Chi sta ancora a giocare qui? Chi è il rigorista del Napoli? Politano? No, Cavara, perché non è sempre titolare. Politano e Cavara. Ma Cavara l'ha tirato uno. Dice, ma che stanno, non si so capisce niente, chi è titolare, chi è Appello. titolare. Cioè, Ovvio, è bella. i titolari di norma lui mette Lozano titolare. Sta mettendo Lozano titolare perché attualmente sta giocando meglio di Politano, devo essere sincero anch'io. Quindi di conseguenza, se sta Lozano titolare, il rigorista chi è? Era Zielinski, è Zielinski? Cioè, boh, io non lo so. Zielinski, stas. Dovrebbe essere lui, Zielinski. Sono cose che si devono decidere, come per esempio all'epoca il rigorista era Insigne. Capo, figurati, chi lo fa? Ogni cosa è lo suo, o calcio da a La punizione. punizione, Tutto, tutto. tutto, figurati. O pallone si obbligava a ciabattrice. Tutto Ma così. quello era il problema. Invece mo no, non c'è nessuno Esatto. che ha questa presunzione. Ma Esatto. è dalle piccole cose, queste piccole cose che si vede. Sì. Quanto è cambiato il Napoli e la forza. Io. Cioè, sono piccole cose che però secondo me fanno la differenza. Ci Certo. stanno. Però hai capito? Cioè, hai capito? Insomma, cioè, insomma, se non lo batteva lo Zanno, lo batteva il massimo. No, ma Contro un portiere che per il momento aveva parato tutti i rigori. A Copenaghen, come cazzo si chiama quello là, olandese dell'Atalanta. Lukman. No, 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 che Copenaghen. Copminers. Insomma, a Pellegrini. Cioè, raga, non sono nomi. Ma quello lo Cioè. stava pure parando, eh. Lo stava pure parando di rigore, Sì, ricordo. chi l'aveva 29,30 segnato, Lo stava parando. Vabbè, no? Vicario è un bel portiere. Vicario è un bel È portiere. A forte, me aiuto mi Vicario. piace. Infatti, Vicario è portiere forte. più forte O italiano l'unico nella giocatore Serie. buono in dall'Ebola. Sì, beh. Cosa non hai detto quando? Resta Ma più. speravo che Napoli lo prendesse, Vicario, dico la verità. Vabbè, Ma è attenzione, è che un bel Napoli portiere. sia durante il Napoli-Empoli, sia la partita precedente dell'Empoli, sia Badinanzi, come si chiama quello là, sia Bandinelli, Vicario, là. no, Badinanzi, quel giovane, sembra centrocampista, Ah. e Vicario sono stati osservati da Giuntoli. Quindi, chissà, Ma mai fatto il contratto a Meret, che ha Vabbè, fatto? però Benetti poi cioè, insomma, devi prendere un secondo partito perché non penso che si rigure in manga a lungo. E poi penso vada a fare Ah, un vabbè. terzo, vada a fare un terzo partito nel casomai si rigure. Meret sta parando Sì. così, eh? Mi pare. Sì. Non male. Colui che se ne doveva andare a gennaio, cioè ad agosto. Allora, Troppi cazzi di io testa ha avuto quello, ragazzo. non ho criticato, sai, il Napoli, cioè non ho criticato la società per le scelte che ha fatto, però speravo che Meret fosse sostituito da qualcun altro, solo questo. Sì. Però vabbè, ogni tanto la combina quest'anno, come contro il Bologna, però. Anche contro il Liverpool c'è Io. qualche Eh colpaccio sì, che pure c'è. contro il Liverpool, qualche uscita pure, vabbè. È un C'ha le sue portiere pecche. che deve, non dico migliorare perché comunque è quella, a forza di Meret, quella Quelle, è quelle. Kill Meret.
Kjoel Sì. non Vabbè, può fare. ma anche se sta facendo delle grandi parate, ragazzi, Sì, cosa ci per fa? carità, io non sto dicendo. Cioè, finora voto da 1 a 10 di merito del campionato, gli do 6. Più di 6 non gli posso Pure, dare. sì, Perché segue. non mi dà quella sicurezza in area di rigore, hai capito? Di calcio Non mi d'angolo. dà quella sicurezza quel portiere, ma non è una critica. Sì. Cioè, quella è merito, è lui, è così. Quindi dobbiamo basarci su quello. Sì. Tanto sarebbe bello fare pure la settimana prossima. Non so se ci sta la. Se fai la live. Sì, settimana prossima sta. Sì, È sì, sì, sì. l'ultima. No, L'ultima. possiamo pure continuare. Ah, fai. Ok. Possiamo pure fare Però sarebbe Napoli. bello. Possiamo fare Napoli, vedo. No, sarebbe bello fare i voti di questa prima parte di stagione, giocatore per giocatore. Pure Sì, sarebbe tanto siamo, visto che non c'è sfizioso, Napoli, dai. possiamo. Cioè, non è che ci fermiamo noi, quindi continuiamo. Ma tanto ci stanno questi caspiti di amichevoli. Parliamo degli amichevoli. Ah, vabbè. Ma lui abita in Turchia. Sì. Giochiamo contro due squadre inglesi. Tutt'altro. Giochiamo contro Southampton e se non sbaglio, contro Southampton e Wolves, cioè Wolverhampton. Wolverhampton. E poi Ah. Vabbè. contro una squadra turca, insomma. Vabbè, Vabbè, giusto per direi di sapere. No. vabbè, Fanno come papà Sky, se va. Non non so, ci dicevo si sa. vabbè, come è fatto Si De va. Laurentiis vabbè, comunque poi Napoli, ritornando sulla partita contro l'Empoli, trova anche il secondo gol grazie a Zielinski, ancora su assist di Lozano che, insomma, da subentrato ha fatto anche la differenza. Diciamo, no? Per una volta che Lozano gioca bene, No, sì. ha fatto la differenza. Spalletti ha indovinato i cambi là in quella Di partita. nuovo, L'ha di nuovo. indovinati proprio. L'ha indovinati e hanno fatto la differenza della partita proprio. Cioè che io, allora, vedendo quella partita, quando non sostituiva, perché a che minuto sono entrati? Aspetta, dico subito. Te lo Verso il dico. 70esimo, giusto? Non prima. Al Sì. 65esimo. 65. Ah, 65esimo, ok, dal 65esimo, no? Io non dicevo, secondo me il Napoli ce la fa, ce la facciamo a fare l'1-0, ce la facciamo. Però non mi aspettavo con i cambi, perché comunque la partita è cambiata da quando è entrato Lozano. Lozano ha cambiato proprio la partita. Il Napoli ce la stava là per là, perché Ma io me lo sentivo quasi, no. Doveva, 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 forza. Però Non sai, poteva mettersi così brutto la partita. Perché però sai, all'inizio del secondo tempo il Napoli, appena è iniziato il secondo tempo, non è che ha fatto un tiro in porta, c'è un'azione, se non erro, clamorosa e tutto. Prima che entrasse Lozano, ovviamente. vabbè, la squadra si è mangiato quel gol. Se Sì, mangiava sicuro. era meglio se si buttava in terra la spadurlo. Se si buttava in terra il rigore netto. Vabbè, per fortuna siamo riusciti a battere questa soglia, Sì. questo muro invincibile dell'Empoli, che ci vuole fare di nuovo uno scherzetto. No, questo tempo lì lo vedo, da verde. È Domani una squadra invece antipatica proprio. ci tocca l'Udinese. Poi non ci sarà di nuovo nemmeno Kvara, che poi Non è convocato. Kvara, insomma, non sto facendo nemmeno, diciamo, cioè, non so, cioè, da quello che so, cioè, penso da quello che so, cioè, non può prendere nemmeno tipo questi medicinali per recuperare prima, cioè tipo il cortisone, queste cose qua, perché poi se... Esatto. Perché doping, ma sta lombalgia, ma quanto dura? Cioè, è un malerino. Vabbè, È un mese. ma di schiena sì, cioè, ci sta, cioè non è che cioè, Sì, però, ma cioè, dico, ma quanto dura sto mal di schiena? Pesante. Cioè, è pesante proprio, te lo tiene forte proprio. Io pensavo che lo convocavo in questa partita, cioè per la partita di domani pensavo che lui c'era. Non dico titolare, ma in panchina perlomeno c'era. Invece no.
Dovremmo farne a meno pure domani. Beh, Domani meglio. anche si fa paura la partita. L'Udinese è un bel gioco. Domani sì, secondo L'Udinese è un bel me gioco. è la partita più difficile. Però è meglio preservarlo, insomma, cioè, meglio mancare un'altra partita che non fa, cioè, farlo mancare per più tempo ancora. È vero che ci sta la sosta, Questa però. sotto. È No, vero che ci però sta ragazzi, la sosta. siamo a più 8. Male che vada. Vanno facendo, però siamo a più 8 adesso. Quindi, dai, secondo me Napoli fa bene, però farà bene domani, però l'Udinese Però non è siamo, lo sai? come Roma, Empoli e Esatto, perché l'Udinese ha gioco, esatto, è il l'Udinese ha gioco gioco. l'Udinese. Anche se È l'Udinese giallo, gioca bene. anche se È l'Udinese calato perché fisicamente non ce l'ha fatta. Fisicamente non ce l'hanno fatta, le forze sono diminuite, però ha gioco. Meglio della Roma 100.000 volte, dell'Empoli dello meglio Spezia. della Lazio pure. Perché pure la Lazio ora, cioè all'inizio la Lazio col gioco di Sarri stava facendo pure molto bene. Poi ad un certo punto Lazio pure si è calata tanto, Ma la Lazio non è, cioè, infatti non fa paura, cioè adesso sta al secondo posto, però non è che fa paura questa Lazio, sinceramente. Cioè non è che tiene, cioè, guardate, va a perdere 3-1 contro la Salernitana, raga. è discontinua, non È è una discontinuo, ma squadra perfetto. da scudetto, vai. Che con la No. Salernitana in casa non la puoi perdere. Sì. Non la puoi perdere là. E soprattutto, mamma mia, appena venne a casa. Comunque, stavo dicendo, Io poi insomma. abito qua vicino allo stadio, cioè io di fronte c'ho lo stadio. Quindi non ti puoi proprio guardare il partito, perché so, devi andare per No, forza. mi devo chiudere dentro, io sono di fuori rotti, mi devo chiudere dentro. Infatti, Ma è impossibile, non senti. Vabbè, lo stadio. infatti. siamo molte volte, come ho detto. Immagina se stavamo fuori rotta. Io abito proprio qua. Con questo Datsun che va a 50-60 ore indietro. Mamma mia, ma che si sei? Ma Eric era così bello, Mediaset Premium, mi morivo questa cosa. No, Ma mi sto marmeggio. Datsun, Mamma mia. la connessione, cose, è tutto un imbroglio. È un charme, Non sono capace di trovare biglietto per di mano. no, stanno solo No. inferiori. Ma dal primo, appena l'hanno messo, mi sono parlato su Sì. Ticket One. Stava la coda. Ma Sono andato là, sono inferiori. ti conviene da vicino. Appena escono andare No, da vicino per forza. non ci stavo, capito? Ah. Sono tornato oggi. Stavo Ah, fuori, capito? Sono stato fuori 3 settimane. allora io ho sempre Però mi detto sono che sempre trovato bene con Ticket One finora. Pensa che contro il Bologna, per esempio, l'ho presi alle 11 del mattino, lo trovai ah. su Ticket One. Quelli qua li mettono ogni No, tanto, quelli sì, lo so. sapevano solo loro come Io fanno. Spero stavo di vedendo il trovarne. biglietto, sto vedendo il volo per Francoforte. Da Napoli, partendo da Napoli, viene a fare 600 euro solo il volo. Mamma Ho visto più da Roma che mi prendo il treno da Napoli, vado a Roma, mi prendo l'aereo, però parto il giorno prima, quindi il 20, poi ritorno il 22. mia. Comunque volo, albergo più treno, senza ovviamente il biglietto, che quando sarà un biglietto dello stadio, 50-60 euro, me ne ha fatto cose 3,20. Cioè, ed è buono. Volo, albergo e treno. Però Sì. qui dicono che a porte chiuse sarà. Boh. Come a parte di perché? Non lo so, perché dicono che c'è un gemellaggio. Il Francoforte con l'Atalanta e il Napoli è gemellato con l'Hertha Berlino. No, No, perché mo c'è una lussa la cioè io, mattina, no. cioè, ti rendi conto? Boh, non lo so. Quindi voglio aspettare un altro po', voglio avere la conferma che non sia vero questo fatto delle porte chiuse. Speriamo di Bah, no. A assurdo. proposito, siamo di sorteggi. Il Napoli, incredibile che quest'anno, anche arrivando primo, poteva rischiare di beccare il PSG. Cioè, ovviamente la nostra Mamma. fortuna per colpa della Juventus che segna un gol, insomma, il Benfica che segna No, 6 come gol. si fa? Come si fa? No, oh, Benfica ha Cioè, fatto l'ultimo incredibile, colpo là. aiuto. Yeah.
fai il Assurdo, sesto gol al cioè 6 gol, 94esimo. ma vabbè, 6 gol. cioè proprio sembrava proprio capire che la cosa Sembra scritta plagiata la a cosa, forza, sembra. invece no, no, Per fortuna è talmente un uscito. po' di fortuna al È sorteggio uscito Franco che Porto, basta, che poi poteva più uscire che almeno sia agli ottavi, Lipsia. una squadra abbordabile, capito? Almeno agli ottavi, una squadra abbordabile, Sì, è abbordabile. mi sa arriviamo ai quarti. Penso che l'anno prossimo il Napoli è testa di serie ai sorteggi, Ma guarda, credo. dopo, allora, se una squadra passa agli ottavi, ok? Ma con 5 vittorie, poi, capì? 5 vittorie. Se passi Sì, pure, esatto. e Se beh, ai passi, quarti. tu là, secondo me quando arrivi ai quarti non c'entra più questa squadra sulla carta è più forte, quella è più scarsa. Là c'è e ti entra proprio nella testa quelle partite là poi. Sì, su tutte le Ti entra finali. quasi nella testa, cioè come il Chelsea di Matteo, quello là che vinse la Champions Sì, League. mamma mia. Cioè, Savanzi. non lo sa neanche lui come ha vinto quella Champions League. Come la stessa cosa quando il Borussia Dortmund arrivò in finale di Champions League contro il Bayern di Monaco, non la vinse, Aspetta, arrivo però arrivò in subito, eh. finale. Controllate la controllate arrivo subito. Sì, però cioè, doveva. Sono cose che ti entrano poi così nella testa che poi passi gli ottavi, poi c'è qua, poi puoi prendere o l'Inter pure. O il Milan, che secondo me Ma cos'è? dai. L'Inter la passano. Quindi può essere abbordato. Il Manchester City. La No. signora squadra, mamma mia. Vabbè, ferma, già che arriviamo ai quarti è da Sì, considerare una finale con me. assolutamente, Perché chi si assolutamente, aspettava? Fare che dominavi il assolutamente. girone. No, no, Primo, assolutamente. no, quando mai ha fatto una cosa Il non Napoli aspettavo. è salito di grado quando ha vinto qua contro il Liverpool, è salito in una maniera assurda. Dopo quella partita, la prima partita di Champions, là il Napoli poi è formidabile in tutte le Ci partite. sono saltati. Sì, sia di Champions che di campionato. Mamma mia. Mi viene E chi se lo fiducia. Che aspettava? Chi se lo aspettava? 4-1. cosa è questo che è successo? No, il Napoli, dopo il Napoli-Liverpool 4-1, tutte quella fila di vittorie. Diciamo, lei. Abbiamo visto chi è veramente il Napoli di quest'anno, dopo la partita Napoli-Liverpool. Sì, Abbiamo visto veramente quanto è forte. che poi molti, cioè, vabbè, insomma, continuando questo discorso del Toro, cioè, molti dicono, vabbè, però il Liverpool, insomma, non era in gran forma, cioè, se il Liverpool non era in gran forma, il Napoli ha vinto perché il Liverpool non era in gran forma, se il Napoli perde, insomma, sarà perché ha perso tu. Vabbè, sono cose che perché non ci possono venire che sta a Malangop, secondo me, tutti quanti. Non ci possono credere, non ci possono venire, veramente. Ma il Liverpool non è come quello dell'anno Vabbè, non è quello, scorso. sicuramente non è quello dell'anno scorso, però Ok, se. sì, vabbè, ma comunque i singoli sono quelli. Cioè, i singoli giocatori, Van Dijk, Gomez. Cioè. Vabbè, cioè, sicuramente con questo rinnovamento nessuno si aspettava questo Napoli che insomma. Sì. Comunque Francesco, insomma, ti risponde Doc, scrive. Non penso che il Napoli sarà a testa di serie il prossimo anno, se non dovessi vincere lo scudetto. Non penso che il Napoli sarà a testa di serie il prossimo anno, se non dovesse vincere lo scudetto. Ma non si vede in base al se ha vinto lo scudetto o meno. Sì, insomma, cioè, Si dipende vede in base anche. al ranking No, UEFA. Francesco, allora. Se tu arrivi primo è sicuramente se di testa, cioè infatti come Milan. Il Milan è arrivato quest'anno è arrivato primo e testa di serie. Per esempio l'Inter l'anno scorso ha vinto e insomma partita testa di serie. Quest'anno è arrivato secondo, cioè insomma, e non è partita Vabbè, terza. allora tu arrivi secondo in campionato e perdi la finale di Champions, non sei testa di serie. No, però diciamo, si accumula, cioè penso si accumula sia. Sia cioè perché Scusa, in Inghilterra chi ci sta quest'anno? Liverpool, testa di serie. Manchester City, non era testa di serie. ma perché gli altri cioè, hanno accumulato sia nel ranking cioè pure con il ranking però insomma No, quello sto dicendo. Se arrivi secondo e vai in finale di Champions, la perdi pure. Cioè,
si contano le vittorie. Cioè, io quando ho detto le fatte, ho perso una partita. Se perdi la finale 2, cioè, voglio dire. Poi non lo so, non sono documentato bene su questa cosa, però mi sembra, credo sia così. Cioè, No, però è una squadra che fa strada in Champions, deve ha scritto vincitore dei campionati. vincere la Liga, vincere in Champions, sono automaticamente testa di serie. Tipo i Francoforte siamo qui quest'anno, insomma, dai che l'anno Ma di scorso. quali campionati? Quanti gironi sono? Conta i gironi e conta i campionati d'Europa più importanti. Ah, boh, ma non ci vogliamo mettere a fare queste cose, mo. Però la Vabbè, prossima no, volta. sa, perché sa, vabbè, Perché dai. sennò siamo Ah, qua a non dormo più. fine. La prendiamo giù. Vabbè, no, ti stavo informando, cioè, perché tu avevi detto, sì, siamo lui, ha detto. Cioè, non penso, cioè, perché siccome Napoli è stato sempre tra te, cioè, terzo, quarto, cioè, è arrivato poi qualche volta quinto, siamo negli scorsi campionati, il ranking si è abbassato, insomma, rispetto a prima, sa. Ma quest'anno stiamo in seconda fascia. Non eravamo testa di serie, giusto? Terza, O terza, terza, oh, terza. terza. Ah, ok, terza fascia. No, Terza. ma difatti io so che il Francoforte è la seconda fascia, pur vincendo l'Europa League, primo Liverpool, secondo Francoforte e terzo Napoli, e quarto Capì? Rangers. Perciò non mi trovo. Perché sì, Bravo, comunque. Francoforte, se non erro, è la seconda fascia. Comunque, ah no, perché cioè, ma lui non ha mai acchiappato Francoforte nel girone. Ajax, Ajax. No, l'Ajax, L'Ajax. l'Ajax, l'Ajax, l'Ajax. L'Ajax. Infatti, boh, non lo so. Poi Comunque, l'Ajax ha vinto il campionato l'anno scorso. sicuro. Non Non mi ricordo, era non ti testa so di dire. serie, hai capito? Boh, vabbè. Boh. Vabbè, Comunque, io comunque ritornando alla Champions, credo il Francoforte comunque non è da sottovalutare. Vincitore dell'Europa League dell'anno scorso, perde un potenziale forte dove è andato alla Juve. Kostic, voglio quella qualità, quel giocatore. Quello è bravo. Sprecato là Dind perché è sprecato. È bravo però. Kostic è bravo. Però sa, cioè... Però non dobbiamo sottovalutare questa No, squadra non perché... dobbiamo avere paura, ma non mi sottovaluto. Esatto, perché comunque il campionato pure sta facendo benino. Sì, No, però... ma penso che Napoli quest'anno non sottovaluta niente, nessuna squadra. Però Napoli va là, batte solo strada. una l'abbiamo sottovalutata. No, vai più il Lecce. L'Ave Lecce. Sì, Sì, là abbiamo l'Ave ha sbagliato. sbagliato. Questo ha assunto anche le colpe Spalletti, Spalletti, forse là troppo Spalletti. turnover. Sì. Troppo turnover, abbiamo troppo Infatti non l'ha fatto più. sottovalutato Non quello. Esatto. Perché comunque il l'ha fatto Lecce più. si è dimostrato contro l'Atalanta. L'ha fatto con lo Spezia, però da dopo lo Spezia non si è azzardato più. No, infatti, perché ha capito che forse cioè, troppi giocatori, troppi, quasi tutta la squadra non può andare bene proprio, capito? Comunque stavo dicendo, insomma, per rispondere prima a Fernando, cioè che aveva detto, ovviamente sì, non dobbiamo sottovalutare Francoforte, però rispetto a un Lipsia, Borussia Dortmund, è bene che adesso stanno facendo un po' di fatica, però ragazzi, sappiamo la loro potenzialità, cioè in attacco c'è cioè, Lipsia ha solo Werner e Nkunku, ragazzi, cioè c'hanno, c'è Szoboszlai, c'è quella che interessava a Napoli. Il Borussia Dortmund c'è il Borussia Dortmund, poi c'è il PSG, c'è Francoforte come individui, secondo me non è che c'ha tutti questi grandi fenomeni. No, assolutamente sì. Però sai cos'è? Quando tu arrivi agli ottavi, quando arrivi in queste cose qua, poco vale chi è forte, più forte sulla carta, capi come penso io? Cioè, là comunque i giocatori entrano, vanno in estasi mentale. Cioè, in che senso? Puro Puskás diventa o migliore. Il migliore può diventare puro Puskás. Cioè, nel senso è una partita proprio a sé. Quindi di conseguenza il Napoli deve essere concentrato, deve giocare bene. Vabbè, ma questo se ne parlerà a febbraio. Quindi. Però una partita bella, secondo me sarà anche bella molto da vedere.
perché è una bella sfida Napoli-Francoforte. Tu Poi ho dici? visto, abbiamo in tutta la nostra, Napoli in tutta la sua vita ha giocato 3 volte con Francoforte, tutte e 3 l'hanno persa. In Coppa UEFA e una in Coppa delle Alpi nel 66-67. Quindi è Quindi bella pure da vedere questa partita. tu dici, Francesco? Io penso che, come ha detto Fernando, sarà sicuramente una bella partita e non si deve sottovalutare, ma non dobbiamo avere paura del Francoforte, perché anzi penso che ci sia andata di lusso con i sorteggi Non loro hanno finalmente. le paure in E sono loro che devono avere paura di noi. E poi c'è pure Ora c'è da questo. vedere pure il loro approccio, però sicuramente è una squadra che conosce, penso, non bene la Champions, ma bene l'Europa, perché comunque ha fatto l'Europa League l'anno scorso, quindi Che poi, insomma, il nostro vantaggio è che giochiamo prima in Germania. questo stavo dicendo, il nostro vantaggio è che poi giochiamo il ritorno al Maradona, quindi Ma mica vale quello fuori casa, mentalmente no? no, No, non vale più. vale, non vale più. A parità di gol si va supplementare. Ah, ecco, parità di gol supplementare. Sembra 1-1-1-1 supplementare. Sì. Sì, esatto, 3-3, 1-1 supplementare, Sì, vabbè, però no, ho così, no? capito. Però così la Champions forse è diventata un po' così, un po' più bella, perché sinceramente se uno vince, Sì, cioè. hanno fatto No, sì, bene a cioè, togliere no, sta sì, no, regola, ma quello è era per assurdo. agganciarmi il fatto che se uno gioca prima fuori casa o in casa, ma non è che vale più di No, ma uno, non cambia cioè, niente, non cambia non cambia niente. niente, Poi perciò anzi, l'ho è più detto. bello così, capito? Sì, Perché perdi pure per me. 2-1, perdi 2-1, mamma fa, ciù il gol. Ricollo. Ma Cioè, sì, se tu è più vincevi bello all'andata così. 2-1, ritorno 1-0, passavo, cioè, passavo quella, cioè. Capito? Invece no, si va supplementare. 2-1 e 1-0 Noi si va contro supplementare. chi capito? Il Real Madrid. No, il PSG. PSG, forse. No. Di Maria all'ultimo, là, quando si fece il Di gol del Maria doppietto. Lucci. Ma là Vabbè. non era il Sì, girone. girone, girone Ah, ero. l'hai girone, Là il sì, l'hai girone. girone. Wow, Era mamma per mia. differenza reti là che uscì. Oppure, Questa differenza reti. quando finivano 2-2, per esempio andare 2-2 e ritorno 1-1. Cioè, tu hai pareggiato Ma tutte, sì. cioè, tu hai pareggiato tutte e 2 partite, e tu devi essere Sì. eliminato perché cioè, in casa hai subito 2 Una cagata assurda. gol. Oppure voglio quel girone che siamo usciti a 12 Da punti. 12 punte. Cioè, Chi sono scelto? Dortmund, Liverpool e Napoli, giusto? Liverpool, sì. Sì. Liverpool, PSG, Wow, Napoli. 12 punti. E Assurdo. Marsiglia. Assurdo. Incredibile. Ma vero assurdo. Ah no, l'Arsenal, Dortmund e Napoli, sì, Arsenal. Assurdo. Mai visto Mamma mia. una roba del genere. E poi Infatti. ci sono squadre che passavano con 3-4 punti. Ma perché siamo sempre 8, pure 8, sfortunati? pure 8. Tra sorteggi e sti cose, casi, siamo stati sfortunati, Sì. diciamo. Vabbè, poi siamo. Vabbè, visto che abbiamo parlato pure un po' da Champions, volevo passare, insomma, anche insomma, un po', insomma, visto che insomma, adesso partono per le nazionali, già abbiamo dicevo la prima, saranno solo 5 giocatori, insomma, cioè che partiranno, tra cui Kim, Olivera, Zielinski e Wissa. Cioè, come avete detto prima voi, molto probabilmente la maggior parte di loro uscirà. Siamo al girone, forse, cioè non ne arriveranno sicuramente in È finale. brutto da dire, stavo. Sì, guaio, ma la Corea del Sud, oltre a Kim, ma chi teina? Ah, Son, è coreano. Sì. Quello del Tottenham, ma è coreano. Sì, c'è Son e Kim. Cioè, C'è. oddio. Io spero che, cioè, non credo che questa Corea può andare lontano, oddio. Non si può Peccato. mai sapere. Proprio lui! Incredibile! Seguiremo, sicuramente. Ma Curiosità. a che ora stanno per quale partita? Boh. Chiaro. Comunque benvenuto Passiamo a vedere. la Spazio Ibanez. Buonasera. Ah, la Spazio Ibanez. Benvenuto. Vabbè, comunque stavo dicendo, peccato che non c'era Giorgio, se no siamo tipo per qua la scheda.
Peccato che non c'è l'Italia, tra l'altro. E vabbè, l'Italia. Perché, come dice, vai giù, che palle. Ma Cioè, ci come guardiamo i sono. mondiali, ok, sta a posto, però. Un mondiale sotto il periodo natalizio, pure una cosa innovativa, una cosa nuova da Sì, testare non c'è l'Italia. stato. Cioè, ma Non ha come senso. mi fa. Purtroppo se tu Ma poi il sbagli. ripartito vero sta nel 4 mattina, ovvero? Boh. Sì, dovrebbero giocare di notte. E chi serve? In Italia è Cioè, là notte. è giorno e qua è notte, è incredibile. E chi Penso sono che qui? nessuno. Sono Giocare sotto replica. fuoco. Ma gli highlights dobbiamo vedere. Ma neanche, perché poi metti stare a mettere scendere tutto. Sì, Siamo infatti. anche sfizi ormai. A proposito di nazionali, volevo parlare un attimo di alcune assenze, cioè di non, alcune non convocazioni avvenute. Cioè, forse sarà meglio per Napoli, però, ragazzi, insomma, un certo Malirui che ha fatto, insomma, sta facendo una stagione incredibile quest'anno, già fatto 7 assist, insomma, Non è stato convocato per i mondiali? Malirui no. Ma Ma perché? è Non lo perché. sapevo. Ma se hai fatto tutte le partite, prego al Portogallo, Non è stato perché non è convocato. stato No, non è convocato? stato convocato. Perché? È stato convocato Nuno Mendes, quello del PSG, Cancelo, Dalot. Dallot. Dalot. No, sì. Bah. Vabbè. Cioè, se la meritava la nazionale. Mario Rui se Qua la come no? meritava. Ma scusa, ma alla fine mi ha sempre giocato. Infatti, Uno fece dei pure migliori. l'assist alla Cristiano Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Bah, vabbè. No, ma infatti io non me l'aspettavo di Mario Rui. Scandaloso. Vabbè. Sì. Perché Vabbè. meritava la nazionale mai come quest'anno. Che sta Vabbè. facendo un bel campionato. Sta facendo molto bene in campionato. Sì. Vabbè, Don Belè che Assurdo. ci si aspettava perché con la Francia tiene tanti talenti. Don Belè sì, Vabbè, ma ma poi. Don Belè non può giocare in nazionale, possiamo dire. Vabbè, Può fare io mi aspettavo un mondiale. Ciolito. Io mi aspettavo un Ciolito. No, vabbè, ma il fatto che ha convocato Dybala, mo è rotto, cioè, boh, non lo so. Io cioè, le solite cose. Panama. Sì. Infatti, questi qua, ci teniamo Che tutto poi il dentro. Na che poi vabbè, ma poi chi ci sta come del Napoli che non è stato convocato? Poi a noi Lobotka, la Slovacchia non si è qualificato, No, non mi vabbè. dispiace. Ci vanno Zan, incredibile, Zan di rifarmi il Messico, se buonanotte lo Zano. Mamma mia. No, vabbè, no. Quante scontate si fa male lo Zan in nazionale? No, Maronna mia, ci fanno Ah, oh, pure. mamma. Mamma mia, venne espulso la prima partita. Insomma, la partita. Venne espulso pure la terza partita. È andato fuori nel girone, ho messo. No, vai. C'è questo. E Non può. invece, insomma, per quanto riguarda il rinnovo in casa Napoli, insomma, cioè, oggi è stato ufficializzato il rinnovo di Chissà. Sì. Anguissà, cioè, fino al 2025 con opzione fino al 2027. Poi già è quasi tutto fatto, penso, insomma, per insomma, il rinnovo di Lobotka. Si sta parlando del rinnovo sia del contratto di Kim, sia del rinnovo insomma, sia di Kvaratskhelia, che ovviamente vogliono prolungare. E soprattutto quella di Kim, modificare la clausola. Mannaggia questa clausola. Se ha messo questa clausola. Che clausola c'ha adesso? No? 45 milioni. Qual è la 45? Che la 45. vogliono Aumentare. aumentare? Mamma mia. Vabbè. Vabbè, ci sta. Ci sta che 45 milioni. Che viene Sì. lo Paris Saint-Germain su 42 minuti. Vabbè, Sì. penso che la metterà 70-60 milioni, penso. Ma come voglio provare a scheda se continua di questo passo 2 anni, 3 anni a Napoli ne fa. No, in realtà ha detto il suo ex allenatore, se non sbaglio allenatore, insomma, ha
ha detto quella scheda di solito si fa un po', cioè non è che lascia il primo anno Napoli, cioè non è che lascia il primo anno, lui ha voglia di vincere con il Napoli e di fare, cioè, insomma, cioè, e poi dopo un paio di anni, cioè, casomai dovesse proprio andarsene via, però di solito, Importante. che però insomma, cioè, immagina di arrivare a Madrid, è il sogno di quella Ma tu scheda. non chiudi. Esatto, ma poi metti caso che a Madrid ti ne ok, insomma, come fai a dirlo? Cioè, quello è marketing, poi se ci vedi, cioè la cosa, come fai a rifiutare? Cioè, tu guadagni 90 milioni sul giocatore. Spera. Cioè, è una cosa assurda. Quello mo, può, quando scadrà il contratto di Pasquera, che è 2026. Due, sì, 26, penso sì. 26. Quanto gli dà all'anno? Che ci dà 2 milioni e mezzo? Per il momento c'è No, un no, milione, un adesso ci milione sta un e milione mezzo, due, un due e tre, ma milione ricordo. Perciò dico, Ah, però, vedrà. ma tutto cambia a seconda pure dei risultati che fa, eh. Sì, sì. Come dipende, perché se vinci a vincere, non sono matto. Eh no, se Secondo vi me, esatto. capì? Sì, se riesci a fare quello vogliono gli altri andare al Napoli. Come lo Perché contate? mette Messi il Barcellona, prima è Messi, ma che faceva? Che Infatti. faceva il Barcellona? Mi faceva Coppa UEFA. Sì. Capì? Allora la sa, poi ha iniziato a vincere la cantera, Messi e tutti questi appresso. Messi a vita a Barcellona, fino a che poi vabbè lo sappiamo come andrà a finire. Da quando prese pure Ronaldinho, diciamo, il Barcellona è rinato. Sì. A Prese Ronaldinho, poi uscì Messi. proposito di giovani, metti caso che Messi faceva un grande campionato, due grandi campionati, ma non vinceva niente. Barcellona, allora là. esatto. Barcellona ci conveniva ingrassare. Sì. Comunque non so se avete visto Andy Mobile, il piccolo talento del Napoli che ha preso la Barcellona, ha segnato Alla il primo. Stuey, Ha segnato il primo. come Sì. si chiama? Alla Stuey, Vabbè, tra quella scheggia, tra qualche altro ma questa è nome. pure un'altra mutanda. Come si chiama? Vabbè, però Chi è? questo giocatore che ha detto Francesco, che non so pronunciarlo, insomma, ha segnato un Alla altro. Stuey. Penso sia di un altro livello, eh. Alto livello rispetto alla nostra primavera. Vabbè, per quello che stavo facendo vedere, sì. Ho seguito un Voi poco. la porteresti in prima squadra, siamo per farlo No, no, allenare no, no, già. No, no, attualmente no. No, dico Ma beh. quando mai? È 17 anni. Ma come la stessa cosa a gennaio non facesse, manca un acquisto. No, a gennaio no. A meno che Almeno infortuni. che. Esatto. Oh, Pure questo. per la prima volta sento, insomma, non chi l'acquista a gennaio. No, è perché sennò si rovina la situazione. Cioè, se Sì, noi vince. abbiamo tutto, Esatto, non tutti i devi ruoli muovere coperti. assolutamente niente. Per niente. Forse Emma Cioè, se devo dovesse andare. mandare a Raspadori, per Forse Emma fare i se quattro Raspadori, devo mandare tre posizioni diverse. Ah, po', sembra. vedete, Infatti. punto esterno e ala sinistra. Messo Cioè, sinistra. capito? Cioè. Sì. Che poi si parlava già Ronaldo a gennaio a Napoli. Insomma, No, è morta nel mondo. il Real Madrid vuole Osimhen. Ma meno male che non è successo un fatto del genere. Ma Meno non male. succede niente, non succede niente, non cambia niente. Il Napoli, l'unica cosa che potrebbe fare, secondo me, è sostituire Demme. Secondo Sì. me, l'unica Probabile, sì. pedina che potrebbe saltare, non lo so, Ma poi Dembe, però prima del Napoli, un signor giocatore nell'Ipsia, Dembe. pure col Napoli, solo che Sì. l'infortunio l'ha costretto a stare fuori e Lobot che è diventato Iniesta. È vero. Hai capito? Che è successo? Che l'è stato?
l'estate. E per Poi si è Gezze, infortunato. Gezze di infortunio, insomma, di, anche di Dembe abbiamo preso anche chissà. Sì. Sì. È Grazie vero. a Demme. Grazie Per averti fatto Cioè, se no non pigliavamo né anguissà né la bottica dell'esame, cioè scoprivamo insomma la bottica. Comunque ci sono tante che in questo Napoli non si sente la mancanza, lascia stare di Insigne questi qua, ma la mancanza di Fabian non si sente proprio a centrocampo. ma perché Fabian quando c'è Stevo poi Vabbè, tecnicamente non era era un grande forte, estimatore tecnicamente di... No, forte. l'ho sempre detto, il Napoli per velocizzare il proprio gioco a centrocampo sa Dalot, Fabian Ruiz e tutto quanto, no? È imprescindibile uno come con il piede di Fabian Ruiz Vabbè, ma con le il tiro qualità alla ce fuori, no? l'aveva, ce le aveva. Ma tu devi pensare al gioco, tu puoi dire tutte le qualità che vuoi. Ma il problema del Napoli fondamentalmente era che Fabian Ruiz girava se gli altri giravano bene. Capito? Non era che faceva girare lui la squadra, non era Anguissa o Lobotka. Sì. Perché parliamoci veramente, se non gira Anguissa gira Lobotka, se non gira Lobotka ci pensa Anguissa, è diverso. Invece Fabian Ruiz girava quando girava bene a Napoli. Se Napoli non girava bene, Fabian Ruiz non girava bene. Ma poi è una lentezza nel far girare palla. No, io veramente. Appena l'ha mandato via, questa è la cessione più giusta Ma anche quella, che insomma, poteva fare questa nel Napoli. anche quello di Koulibaly, cioè Koulibaly è stato venduto a fine contratto 40 milioni. No, Cioè. non mi sono, sai perché non mi sono lamentato con i pari? Perché con i pari se ne voleva andare, punto. Ma la Randis che può fare? Voglio andare al Chelsea, ma Però, che lo biasimo. raga, cioè adesso se Napoli dovesse succedere quella cosa. Immaginate tutti i cacciatori che stavano prima e se ne sono andate. No. Koulibaly se ne voleva andare. Mertens I voleva. pari Però non ce ne andare. Mertens voleva rimanere. Koulibaly voleva cambiare. Mertens no, il discorso è questo, che De Laurentiis voleva abbassare il tetto ingaggio, voleva ringiovanire la squadra e solo quel contratto là gli voleva fare a Mertens. Mertens voleva più soldi, parliamoci chiaramente, No, che le è aspetta. stato problema, Non è che Mertens voleva secondo soldi, voleva giocare, Mertens voleva giocare. me. Voleva più garanzie, voleva giocare titolare, questa cosa. Sì, anche, voleva anche giocare, Ma quando giocava con questi mostri qua? Capito? sì. Nel senso che io amo Mertens. Però devi Ci metto. sacrificare un Simeone, devi sacrificare un Raspadori, capito? A quello se No, rimaneva non uno dei due se ringiovanivi. rimaneva. Ecco, capito? Questo è... Invece l'obiettivo era quello di abbassare il tetto ingaggio e ringiovanire la squadra per creare nuovi talenti. Sì. E nuove plusvalenze, ok? Perché Napoli ha alzato troppo il tetto ingaggi e non hai vinto niente. Quindi si riparte. E mo rifà di nuovo la stessa. Facci caso, ma già si parla dell'aumento di Kim, dell'aumento di Quara. No, è tutto scritto, è proprio un piano prestabilito. Ci vuole cervello per fare queste cose, non è facile. Fortuna sì, però io è stato programmato. Vabbè, certo, sì. Per questo io dico che De D'accordo. Laurentiis non si è dato qua, perché al di là delle sue uscite che fa ogni tanto, però è un papà che è un grande. La torta siamo detto anche dall'America vi seguo grande. E poi non so se avete visto, cioè tu la torta non c'è Francesco, insomma, ho No. detto che non mi ricordo che partita era, insomma, c'era forse contro l'Ajax, insomma, non mi ricordo. C'era l'arabo che aveva messo di nuovo la stories con il Napoli, con i cuoricini. Sì, Sì, l'aveva messo di nuovo. vabbè, ma secondo me è solo tifoso. Ma dimmi pure come ti posiziona perché Sì, sarà solo tifoso, credo. Poi se gli viene la cosa di che
Che gli arabi sono così, se ci vengono spiritizia, ci mette niente a soprattutto no, secondo me. Vabbè, comunque dai, visto che già è tardi, insomma, penso che sei stanco, insomma, anche visto che sei ritornato oggi, insomma, dalle... Sì, stanchissimo. insomma, cosa ne Ma pensi? mezza si vede rispetto alle altre Sì, volte, sto più. tranquillo. Abbiamo pure finito, insomma, cosa ne pensi, cioè, come la vedi, insomma, contro domani, contro l'Udinese? Spero più che a te di trovare il biglietto. Spero più che a te di trovare il biglietto, però non lo so. Sempre. Sempre. Anche perché come se ne parla a gennaio. Quindi, Ragazzi, quindi, quindi. domani partita tosta, non faccio pronostici. Spero che solo il Napoli farà una grande e bella partita. Solo questo mi auguro. E ovviamente, capisci, quello me lo auguro, però non voglio fare pronostici. Domani sarà difficile, ma speriamo, domani non mi pronuncio, Speriamo stando bene. scaramantico. Beh, pure io, diciamo, Non quindi lo speriamo dico, bene. sarà difficile. Cioè, nemmeno io faccio qualche, non faccio nessun pronostico, però vi dico, attenzione, che adesso siamo a P8. Attenzione che ci stanno Milan Fiorentina, Inter Atalanta, Juventus Esatto. Lazio. Sì. Non ricordo. Ah? Andiamo a dobbiamo vincere, domani pensiamo a vincere. Speriamo di vincere e Speriamo. vediamo come fare. Speriamo, speriamo. Che poi cioè adesso è vero che il Napoli sta a più 8, però ricordiamoci anche l'anno scorso stavamo a più 7 dall'Inter. Un Sì. altro Napoli. Un altro Napoli. Altro Napoli, altro campionato. Siamo alla quindicesima giornata, penso che Napoli è iniziato a calare prima, dopo la partita con la Roma, Però il alla Napoli. decima. Sì. Però anche cioè, adesso pure ultimamente il Napoli cioè, in queste ultime partite è vero con gli avversari non proprio cioè, che ti facevano giocare benissimo, però un po' di fatica si è sentita ovviamente giocare ogni 3 giorni. Ma Cioè, l'anno scorso no, quest'anno, stai dico parlando? quest'anno. Cioè sia. Ah beh sì, abbiamo fatto buone partite, però. Hai battuto il Milan, hai battuto la Lazio, hai battuto A proposito, l'Atalanta, questa cosa, insomma, la Roma. l'anno scorso il Napoli fece queste 10 vittorie, tra cui c'era solo la Lazio tra i big match. È questo sto dicendo, è diverso proprio il campionato. Sì. Vabbè, dai, raga. Oh, Speriamo bene per domani. E casomai ci sentiamo bene il prossimo per commentare quest'ultima partita del Napoli. E poi casomai a fare le reaction, insomma, vabbè, a parlare insomma, un po' insomma, di come sta andando il mondiale, insomma, poi come ha detto Francesco, insomma, a dare casomai qualche, insomma, i voti, insomma, alla stagione. ed è questa prima parte di stagione. Sì, Della pure sarebbe esatto. interessante. Sì, poi tranquilli, insomma, sicuramente noi non ci fermiamo, quindi se voi volete venire, siete benvenuti. Ma Quindi, come sempre, no? Quando si parla di Napoli, sempre presente. ragazzi, ringrazio sia Francesco sia Fernando di essere stati qui in live, Grazie di essere a te. Grazie a te, passato questo Antonio. un'oretta e mezzo con noi. Purtroppo con l'altro Francesco non so dove sia andato. Ah, io sono andato, Ci cioè. Non l'avevo siamo scordato proprio, scordati cioè. pure È scomparso, insomma. È scomparso. Vabbè, dai, ragazzi, vi io. Va ringrazio. bene. E ci vediamo casomai venerdì prossimo con l'ultima partita da commentare di questo Napoli, di questo 2023. Vabbè, dai, Va buonanotte. bene. No, Sempre, sempre, sempre. forza Napoli e buonanotte, Ciao, ragazzi. buonanotte, boss. Buonanotte. Buonanotte.